appositamente caricato in un camion e scortato dai carabinieri, l'ospite d'onore della Venaria Reale di Torino lascia il palazzo che l'ha accolto per 3 mesi. L'autoritratto di Leonardo da Vinci è stato il protagonista indiscusso di una mostra a tema che ha attirato più di 160.000 visitatori. Ora però si riposerà per 1 mese, sottoposto alle cure minuziose dell'Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro di Roma, per poi tornare a Torino. Il soggiorno romano non sarà, a dire il vero, occasione di un restauro, ma piuttosto un ricovero per accertamenti. L'opera sarà infatti sottoposta ad una serie di esami specifici ed innovativi per scovare ancora i segreti del genio dell'umanità. Anzitutto per chiarire la provenienza della carta su cui il disegno è stato realizzato. Incredibile a dirsi, ma Leonardo affidò il suo autoritratto a materiali di risulta che si sono miracolosamente conservati fino al 1839, quando Carlo Alberto di Savoia comprò una partita di disegni dal collezionista Volpato. Tra questi, un viso d'uomo dal geniale tratto e matita sanguigna, cosiddetta per il caratteristico color rossastro. Ma soltanto in tempi recenti, le fotografie multispettrali hanno dissipato i dubbi sull'autenticità dell'opera, rivelando 2 scritte consunte dal tempo, Leonardus Vincius, ritratto di lui stesso assai vecchio. Una storia davvero degna del Leonardo dei misteri e degli enigmi. Gli esiti delle prossime verifiche saranno comunicati a fine marzo. Intanto, il Politecnico di Torino ha progettato una teca climatizzata appositamente per l'opera, che non potrà volare per evitare i rischi dell'alta pressione e degli sbalzi di temperatura. Perché, se è vero che è passato per tante mani, almeno adesso è in quelle giuste.